Ciao a tutti ragazzi, sono tornato dopo un po' di tempo a fare un tutorial. Allora, il tutorial di oggi è molto semplice, però altrettanto divertente, poiché si tratta dell'effetto teletrasporto, o magari più conosciuto come effetto jumper, quello che volete, no? E lo andremo a fare senza, diciamo, effetti proprio specifici già scaricati, soltanto scusate, aiutandoci con il pacchetto sempre degli Action Movie Essential di Video Copilot. Allora, io ho la mia clip che la sposto sulla, oddio, ho sbagliato, la mia clip che la sposto sulla timeline, ed è di questo tizio che, in poche parole, tenendo in mano il fiore magico, si teletrasporterà. Allora, ciò che dovete fare innanzitutto è impostare bene la scena durante le riprese, quindi ci deve essere una parte in cui il tizio sta facendo quello che deve fare, poi deve spostarsi. Voi ovviamente la telecamera cercate di tenerla diciamo, più ferma possibile, oppure utilizzate un treppiedi. Allora, arrivato a questo punto, noi duplichiamo il nostro video. Il primo lo lasciamo qui e lo tagliamo così, fino al punto in cui poi ci dovrà essere la sua sparizione, in poche parole. Quello di sotto altrettanto lo tagliamo e ci spostiamo fin dove c'è la scena vuota. Quindi quello di sotto lo tagliamo ancora, poi li riuniamo in questo modo, molto semplice. Facciamo in questo modo e vedete che il tizio è sparito. Allora, ovviamente non finisce qui. Quindi prendiamo il powder hit, credo che si chiami così, madonna. Sì, powder, vabbè, qualcosa che troverete, vi dico subito in che cartella lo potete trovare di Video Copilot. Allora, nella cartella sempre di Action Movie Essential dei powder hits. Powder hits? Sì, powder hits, Action Movie Essential 2 però. Io sto usando il powder hits 2. Allora, la prima parte in cui c'è la scintilla, diciamo, dello scoppio, la tagliamo in questo modo. Ci spostiamo qui nel momento in cui il nostro uomo, madonna, sparisce. La spostiamo un po' più in qui, la ingrandiamo se volete. Così, allora, così diciamo è solo un effetto fumo molto banale. Quindi a me non piace, ovviamente non mi fermerò qui. Cosa andiamo a fare? Facciamo effetto, correzione colore e facciamo livelli. Allora adesso ci mettiamo a giocare con questi valori, dovremmo farlo diventare nero, spostando tutte le freccette qui. L'input nero al massimo, quindi. Ok, per scurirlo un altro po', duplichiamo, Ctrl D, oddio che cosa ha fatto, no. Ricliccate sul video e poi duplicate, Ctrl D. Ecco, vedete che è abbastanza più scuro. Sa, diciamo, ho voluto usare il nero perché sa un po' più di, che so, di, vabbè, quella cosa lì. Di figo, dai. Fa più figo. Allora adesso, se vogliamo aggiungere qualcosa un po' più realistico, direi di andare a creare una precomposizione. La precomposizione si crea in questo modo. Tenete premuto Ctrl, cliccate i video che volete inserire nella precomposizione, quindi tutti solitamente, andate sul livello e giù, ultimo c'è precomposizione. Fate ok e avete la precomposizione con tutto dentro. Allora, ciò che po potremmo fare è o aggiungere un effetto blur, quindi magari prima del teletrasporto, in questo modo effetto, blur e sharpen, radial fast blur. Questo tipo qui, quello che mi piace tanto. Ad esempio, allora mettiamo qui 0 e poi mettiamo il cronometro. Arriviamo qui. In modo tale che sia, diciamo, ascendente. Qui mettiamo 80 e poi, che so, mettiamo 0. Vediamo cosa io li provo con voi ogni volta gli effetti.
Non è male, secondo me, perché dà l'effetto, diciamo, tipo di esplosione, cioè, per come la vedo io, poi è soggettiva. Io vi do, diciamo, lo spunto per poi creare quello che sarà del vostro video. Potreste anche, cioè, anche così per me andrebbe abbastanza bene. Poi fate conto che con una bella collezione del colore che nel video ci sarà, perché questo fa parte di un cortometraggio fatto, diciamo, per il canale di un mio amico, che potrete vedere a breve. Appena finisco, diciamo, gli effetti. Allora, quindi questo è, diciamo, come creare un effetto teletrasporto senza ricorrere a chissà quale cosa e senza perderci molto tempo. E questo è tutto. Se volete delle delucidazioni, basta farmi delle domande nei commenti. Se volete magari un video, cioè, potrei anche pubblicare un altro dove faccio, apporto anche delle modifiche a questo effetto, perché come ho anche già fatto, tipo per l'effetto dello sparo che ho messo quello frontale, eccetera, sicuramente in futuro potrò migliorare questo video, quindi questo che vi sia, diciamo, da spunto. Se volete poi qualcosa di più approfondito, io assolutamente ve lo posso fare. Questo è un video così veloce per mostrarvi, diciamo, come funziona. Il video finale a me sembra abbastanza carino. Vediamo un'ultima volta. Sembra uscito abbastanza bene. Comunque, come vi ho già detto, non dimenticate di iscrivervi al canale, poiché prossimamente comunque arriveranno cortometraggi a non finire, molto belli, e soprattutto d'estate ci divertiremo. Beh, grazie per la visione, è sempre un piacere dedicarvi questi tutorial. Ciao a tutti, ragazzi.